minuto con Padre Pio nei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini. Oggi qui per raccontarvi quello che lo stesso Padre Pio ha confidato ai suoi confratelli. Lo riporta Padre Pio Capuano nel suo libro Con Padre Pio, come in una fiaba tra sogno e realtà. Lui cerca di raccontarci qual è stato questo periodo particolare della vita di Padre Pio come soldato. Infatti lui in una di queste licenze doveva tornare quindi a Pietrelcina, poi doveva rientrare qui a San Giovanni Rotondo, siamo nel 1917, racconta che qualcosa è avvenuto nella sua vita in quel momento per aver fiducia nella provvidenza. Infatti narrava proprio che appena arrivato a Benevento, lui rientrava da Napoli, mi precipitai fuori la stazione, ma la corriera per Pietrelcina era già partita. Purtroppo dovetti pernottare a Benevento. Decisi così di fermarmi alla stazione per non importunare gli amici. Rientrato in stazione, cercai un posto nella sala d'attesa, ma era affollatissima. Intanto, nella stazione, poiché avevo la divisa militare, un commilitone si mise alle mie costole per farmi comprare un ombrellino di carta. Io avevo solo una lira, racconta Padre Pio, e quello insisteva: «Capitano, compra questo ombrellino per i tuoi nipotini». E quello insisteva, racconta Padre Pio, perché durante la giornata non aveva guadagnato nulla. Vedendolo poi così mortificato, comprai l'ombrellino per 50 centesimi. Febbricitante, ero stanco, tanto da non reggermi in piedi. Liberati due tavoli, allora finalmente mi potetti sedere in un cantuccio. Entrarono dopo poco un ufficiale e due sottufficiali che occuparono il tavolo accanto al mio. Si avvicinò ad essi il cameriere, il quale chiese anche a me cosa desideravo. Fui purtroppo, scrive Padre Pio in questo racconto, fui purtroppo costretto a chiedere un caffè. L'ufficiale, i due sottufficiali, sorbito il caffè, pagarono e se ne andarono. E a quel punto io pensavo: se bevo subito devo pagare e andar via, pensava Padre Pio. Perciò quel caffè lo feci durare il più a lungo possibile. Arrivata l'ora della partenza, allora mi avvicinai al banco per pagare e andar via, ma il cameriere mi rispose: grazie, ma il tuo caffè è stato già pagato. Ringraziai allora a mia volta e mi avvicinai verso la corriera. Per arrivare a Pietrelcina avevo bisogno di un prestito, ma non trovai nessun conoscente. Cosa fare? Allora parlai con Fattorino per dirgli che il biglietto gliel'avrei pagato soltanto all'arrivo a Pietrelcina. Intanto salivano altri viaggiatori. Un uomo di statura grande prese posto accanto a me. Aveva un termos e un bicchiere in mano. Lo riempì di caffè e latte e me lo offrì. Io non volevo accettare, racconta Padre Pio, ma dietro insistenza accettai. E mentre stavo per bere, sentii dirgli: «Militare, il vostro biglietto è stato già pagato». E da una parte ero contento, dall'altra, scrive Padre Pio Capuano nel raccontare questo fatto di Padre Pio, che Padre Pio disse: io mi sentivo veramente molto mortificato, desideravo sapere chi era proprio per ringraziarlo. Allora chiesi a Dio di benedire colui che aveva fatto quest'opera di bene. E allora, giunti a Pietrelcina, dopo tanti passeggeri, scese anche il mio benefattore e poi dietro di lui anch'io. Stavo per girarmi così per salutarlo, ringraziarlo, ma non lo vidi più, era scomparso. E allora chi era quell'uomo di statura grande, come raccontava Padre Pio? Non esiste forse la provvidenza, racconta Padre Pio Capuano, riprendendo questo aneddoto di Padre Pio ai tempi del servizio militare? È subito da una spiegazione e una risposta. Se non vi è quella con la lettera minuscola, sopravviene quella con la lettera maiuscola.